A coltello alla moglie al termine di una lite, arrestato 55enne di Caldogno, la donna è fuori pericolo. Il Ponte Vecchio che attende il proprio destino e la guerra antiasfalto in Val Brenta, nell'editoriale di Luigi Bascialli. Si è spento a 87 anni Francesco Stocchero, l'ultimo degli storici cucari di Nove, insegnò anche a Pablo Picasso. Picnic sul Ponte Vecchio come in un parco pubblico, l'indignazione dei telespettatori di Rete Veneta. La festa dell'unità fa tappa anche a Curtarolo, la manifestazione del PD torna in alta padovana dopo 20 anni. Numeri da record per la nuova raccolta differenziata marostica, quasi duplicato in soli 3 mesi il rifiuto riciclabile. Torna in giallo-rosso Alberto Tronco, il centrocampista di scuola virtussina cresciuto tra Fiorentina e Verona. Buonasera a telespettatori, la cronaca come avete sentito in apertura del nostro telegiornale con l'arresto di un 55enne accusato del tentato omicidio della moglie. L'ha colpita con 2 fendenti all'addome impugnando il suo coltello da caccia, poi ha chiamato il 118, aiutatemi, mia moglie ha tentato il suicidio. È stata lei, la vittima, 55enne casalinga, a raccontare ai medici cos'era accaduto davvero nella casa di via Donizetti a Caldogno. Era da poco passata la mezzanotte quando durante una lite Sergio Bonisolo, 55 anni, rappresentante, senza precedenti alle spalle, ha impugnato il coltello lungo 30 centimetri e colpito con violenza la moglie. Trasportata d'urgenza al San Bortolo di Vicenza, la donna è stata subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. I medici si sono riservati la prognosi, ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Il destino fortunatamente ha voluto che la lama si sia fermata a pochi centimetri dagli organi vitali. A condurre le indagini i carabinieri di Thiene che hanno arrestato Bonisolo con l'accusa di tentato omicidio. Condotto al San Pio X, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Ancora da comprendere le vere ragioni del gesto, anche se per gli inquirenti si tratterebbe di un improvviso raptus e non di un gesto premeditato. Ed è passato ormai 1 mese e mezzo dall'ultima udienza davanti ai giudici del TAR e il Ponte Vecchio, intanto sempre più malato, attende di conoscere il suo destino. Pochi chilometri invece sono pronti a partire altri lavori, quelli per una ciclopista che non smette di far discutere. Ce ne parla nel suo editoriale il nostro direttore Luigi Bascialli. Il grande malato è ancora lì, fermo, immobile, ma rischia di morire perché il ponte di Bassano, il ponte degli Alpini, potrebbe crollare da un momento all'altro, almeno questo è quanto è stato previsto in maniera forse un po' troppo allarmistica, ma non si esclude che dato il deterioramento di questa antica e storica struttura ci possa essere un collasso, a volte succede purtroppo, e allora era giusto a suo tempo intervenire e dire bisogna usare i ferri, cioè chirurgici, una terapia d'urto per salvare questo ponte. Poi cosa è successo? È iniziata la solita baraonda burocratica, no? La solita guerra, il Consiglio di Stato, il TAR, le aziende a cui erano stati appaltati i lavori, i contrasti, il comune di Bassano del Grappa, insomma di tutto. E di più adesso si attende che il TAR, il Tribunale Amministrativo, decida se sbloccare questi lavori che sono attualmente bloccati. Le previsioni più ottimistiche parlano di una decisione nei prossimi 2 o 3 mesi, se va bene, per cui diciamo i lavori potrebbero riprendere l'anno prossimo. Nel frattempo il grande malato potrebbe esalare l'ultimo respiro, quindi è una situazione gravissima. Mentre c'è questo silenzio assordante anche sui giornali nazionali sul ponte di Bassano, invece si alimentano polemiche su una pista ciclabile che qualcuno vorrebbe fare nel comune di Pove lungo il Brenta. Molti cittadini sono imbestialiti perché dicono ma come asfaltare, gettare un nastro d'asfalto lungo questo fiume è qualcosa di folle, quindi non sono solo ambientalisti ma anche cittadini che vogliono preservare e salvaguardare il territorio e la natura. E anche qui c'è una guerra e non si capisce perché si debba asfaltare una pista ciclabile che più o meno c'è già, perché c'è un sentiero che si può percorrere, lo si può anche migliorare, ma senza fare una specie di autostrada, perché comunque di un nastro asfaltato si tratta. Quindi grande clamore per una pista ciclabile, silenzio assoluto o quasi per il ponte di Bassano, e sono davvero i paradossi
di questo paese. E dal lutto nel mondo dell'arte, oggi si è spento l'ultimo dei vecchi Cuccari di Nove, Francesco Stoccaro. Se n'è andato da solo, in silenzio, questa mattina, nella stanza dell'hospice di Casa Gerosa nel quale la malattia l'aveva costretto nelle ultime settimane. Francesco Stoccaro, con i suoi 87 anni compiuti lo scorso 3 giugno, era il più vecchio cucaro del Veneto. La sua passione per la ceramica fischiante risaliva agli anni 40, al tempo della scuola, quel liceo d'arte di Nove, sua città natale, frequentato assieme ad un altro talento della nostra terra, quel Federico Bonaldi, del quale era rimasto amico anche nell'età adulta. Un amore, quello per i fischietti di Nove, che l'ha accompagnato per tutta la vita, anche quando l'età e la malattia l'avevano costretto a limitare e di molto la sua arte. Sono sempre contento quando io faccio i miei fischietti. Guarda, se mi sento male un po', mi stanco, però mi siedo qua nel mio tavolino, solo soletto a notte mi faccio i miei fischietti, poi dopo la stanchezza ti prende e devi andare a letto per forza. Migliaia i cuchi che Francesco Stoccaro ha costruito e fatto fischiare anche oltreoceano. Solo in Piemonte un suo grande estimatore ne conserva oggi oltre 300. Un'arte che ha voluto tramandare anche alle giovani generazioni, insegnando nelle scuole e cercando di scovare nei nuovi creatori di fischietti persone pronte a farsi rapire il cuore dall'arte del cucaro. Tra i pezzi che più amava nella sua collezione c'è questo cuco che i ricordi di Francesco attribuivano ad un suo allievo d'eccezione, Pablo Picasso. L'ultimo saluto a Stoccaro verrà dato il prossimo martedì alle 10 nel Duomo di Rosà. Sarà l'occasione per rendere omaggio al suo amore per l'arte e per la vita, come testimonia il messaggio che 2 anni fa in occasione del Natale volle lanciare a tutti attraverso i nostri microfoni. Non sparare più, prendetevi un fischietto e fischiate al posto delle cartucce, metti un fischietto in bocca, soffiate e suonate. E torniamo a parlare del Ponte Vecchio. Una nostra telespettatrice ha scritto a Rete Veneta per segnalare un episodio, a suo giudizio, assolutamente irrispettoso. Non è proprio possibile far sì che anche in questo periodo tradizionalmente vocato alle vacanze ci sia qualcuno che vigili sul nostro povero ponte, già molto provato dalle vicende di carattere burocratico e amministrativo che ne impediscono il restauro e che lo riporti alla dignità che gli spetta di diritto. Questo è quanto chiede Maria Fulvia, che ha scritto una lettera alla nostra redazione per segnalarci il senso di mancanza di rispetto provato ieri sera passando proprio sul grande malato bassanese. Questa sera, passando per il nostro mitico ponte degli Alpini, scrive Maria Fulvia, ho provato una stretta al cuore. Nel monumento, che oltre ad avere un indiscusso valore artistico, ha un significato profondamente legato a vicende storiche estremamente drammatiche per il sacrificio umano che hanno richiesto, c'era gente che faceva una sorta di picnic come se fosse stata in un qualsiasi parco pubblico. Io capisco che siamo in un periodo di vacanza e spensieratezza, scrive, capisco molto meno però che questo autorizzi chiunque a considerare un monumento storico nazionale, che tra le altre cose commemora migliaia di morti, come un qualsiasi parco. Capisco ancor meno che non si possa garantire un minimo di sorveglianza in un luogo di tale importanza e significato. Considerazioni facilmente condivisibili, quelle della nostra telespettatrice, che vedremo dunque di rivolgere al più presto all'amministrazione Poletto. E restiamo a parlare del ponte di Bassano, perché si allarga il fronte per farlo diventare un monumento nazionale. Sentite. Bassano, anche la provincia di Vicenza, appoggia la battaglia per far diventare il Ponte Vecchio monumento nazionale. L'iniziativa è stata annunciata pubblicamente dal presidente della provincia, il sindaco di Vicenza Achille Variati, che ha assicurato il patrocinio. Intanto, in attesa di conoscere la sentenza del TAR che dovrà sbloccare i lavori di restauro, continua da parte del comitato Aiutiamo il Ponte di Bassano l'impegno a sostegno dell'opera. L'ultima iniziativa corre sul web con decine di video testimonianze di cittadini più o meno noti che sottolineano la preoccupazione per le condizioni in cui versa il simbolo della città. E andiamo a Thiene per un episodio di cronaca avvenuto nella mattinata di ieri. Tiene ha cercato di uscire indisturbata dal negozio acqua e sapone di via Zanella, nascondendo diversi prodotti per l'igiene tra i propri vestiti, ma non ha passato indenne il controllo dell'antitaccheggio. Ieri mattina una 38enne residente a Carré ha regolarmente pagato della merce alla cassa, ma uscendo ha provocato l'attivazione dell'antitaccheggio. Da quanto emerso dai controlli effettuati dagli agenti della polizia locale nord-est vicentino, la donna nascondeva all'interno del reggiseno degli slip alcuni profumi e ricarichi di deodoranti. Portata in caserma dei Carabinieri, la 38enne è stata denunciata per furto. E a 6 mesi dall'inizio della nuova raccolta differenziata, Marossica vede i suoi frutti.
Marostica. Numeri record per la raccolta differenziata. In città, nei primi tre mesi di attivazione del nuovo calendario, i rifiuti riciclabili sono aumentati del 45%, mentre è diminuita del 16% la produzione del rifiuto indifferenziato. Il nuovo piano, partito a febbraio, ha portato una vera e propria rivoluzione al sistema di raccolta dei rifiuti nel capoluogo e nelle frazioni. La prima importante novità è stata il cambio di frequenza per la raccolta. Quella del secco, prima con cadenza settimanale, è diventata quindicinale, mentre il plastica e lattine vengono raccolte ora ogni 7 giorni. Se la tendenza, fanno sapere dal comune, sarà confermata anche nei prossimi mesi, la riduzione del rifiuto secco potrebbe tramutarsi per i marosticensi anche in un reale risparmio in bolletta. E da Marostica a Mason, comune sempre più votato all'ecologia. Mason, il comune vara il piano per l'energia sostenibile e mira a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. L'iniziativa è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale e nella sua prima fase ha già permesso di raccogliere una serie di dati sul consumo energetico nel territorio comunale tra il 2011 e il 2013. Per i prossimi anni sono previsti invece investimenti per adeguare dal punto di vista ambientale i locali comunali, l'illuminazione pubblica e interventi utili a ridurre i consumi pubblici di energia. E anche questa settimana il Banco Solidale di Rete Veneta non è andato in vacanza, guardate. Sono nuovo qua, sono un volontario e sono di Cittadella, però faccio il volontario a Bassano. E come mai è qua a Treviso? Sono venuto a dare una mano, avevo una giornata libera e sono venuto a trovare i colleghi per dare una mano e un aiuto. È solo uno dei volontari del Banco Solidale di Rete Veneta ed è un esempio di come oltre al denaro, ai vestiti e ai generi alimentari, un dono grande e molte volte sottovalutato sia il proprio tempo per gli altri. Tante anche questa settimana le borse della spesa distribuite all'ex teatro del Sant'Artemio, nonostante la fornitura del Banco Alimentare Nazionale sia stata sospesa fino a settembre. Cerchiamo di dare il possibile, oggi non abbiamo l'apertura perché chi ce la dava erano chiusi anche loro, perciò quello che abbiamo qui lo diamo a tutti quanti, perché abbastanza bene insomma la borsa. Quindi riuscite a dare lo stesso pasta? Le cose fondamentali sì, oggi diamo anche l'olio. Scaffali comunque riempiti dalla generosità di tanti telespettatori che hanno portato alimenti di ogni genere, peraltro già distribuiti nelle oltre 200 borse per altrettante famiglie in difficoltà. Ne abbiamo avuto tanta, probabilmente sono tornati dalle ferie e io volevo richiedere ancora ai volontari, alle persone gentili che ci portano qualcosa, che ci portino caffè e olio. Un appello rinnovato perché quanto arrivato è già stato distribuito e le richieste sono continue. E nella solidarietà un nuovo appello è per del vestiario estivo. Infatti, soprattutto in questi giorni, tanti gli arrivi di completi, giacche e maglioni, mentre camicie, pantaloni leggeri e soprattutto magliette stanno scarseggiando tra gli scaffali del Banco Solidale di Rete Veneta. E dal 16 settembre torna la festa dell'unità e dopo 20 anni fa tappa anche in Alta Padovana. Sicurezza, politiche dell'accoglienza, lavoro, referendum costituzionale, ma anche le questioni calde della città, l'ospedale, lo stadio plebiscito, la fiera. Torna a settembre la festa dell'unità, per essere spazio di incontro e confronto diretto, dibattito e appuntamento culturale aperto a tutti. Non a caso quest'anno lo slogan sarà Insieme. Siamo un giro di boa importante e sempre insieme bisognerà mettersi in cammino con tutte le forze civiche e sociali che hanno in mente una Padova diversa e vorremmo che la nostra festa, fra tanti altri appuntamenti, fosse anche un punto di partenza di questo cammino. Ampio spazio al tema del referendum costituzionale. Arriveranno a Padova i ministri Poletti, Martina, Pinotti, Orlando, il vice segretario nazionale Guerini e l'ex segretario del partito Pierluigi Bersani. Sarà una grande occasione di incontro tra la politica, tra i rappresentanti delle istituzioni come i ministri e i cittadini per un confronto diretto. Svolgiamo volentieri questa funzione perché i cittadini possano interessarsi e entrare in contatto con chi li rappresenta. Più di un centinaio di appuntamenti già in calendario. Quest'anno la cornice della manifestazione, ormai un brand storico per la città, sarà il Parco Europa, con la possibilità anche di visitare il Giardino di Cristallo la sera. La festa inizia il 16 settembre per spostarsi poi dal 23 al 25 settembre a Curtarolo, dove mancava da più di 20 anni.
Abbiamo cominciato a lavorare tra circoli tutti insieme nell'Alta, dove sappiamo che insomma abbiamo grosse difficoltà, e ci siamo uniti in un progetto che si chiama Punta in Alta, e una delle attività che stiamo facendo appunto è quella anche di ricreare un momento ricreativo per tutti quelli che sono simpatizzanti o iscritti comunque al Partito Democratico. E per lo sport un gradito ritorno in casa giallorossa, quello di Alberto Tronco, giovanissimo centrocampista alla corte di D'Angelo. Il giallorosso è il colore che l'ha visto nascere. È con la maglia virtussina che Alberto Tronco ha dato i suoi primi veri calci ad un pallone, fino ad essere notato dagli osservatori delle giovanili di Fiorentina e dell'Hellas Verona, dove ha militato nelle ultime 4 stagioni. Quest'anno, a soli 19 anni, è tornato a casa per affrontare per la prima volta il calcio che conta davvero. In questi anni sono maturato con esperienze lontane da Bassano. Dopo 4 anni sono tornato, sono felicissimo di essere tornato qui, diciamo a casa. E spero di far bene e sfruttare questa occasione al 100%. Ritagliarsi uno spazio ovviamente in questa rosa non sarà semplice. Certo, ci sono giocatori fortissimi con tanta esperienza e io quando sarò chiamato in causa cercherò di far bene e di ripagare la fiducia che mi è stata data. E diamo ora uno sguardo al palinsesto della nostra programmazione. Questa sera l'appuntamento con la storia alle 21.05, in replica domani alle 15. In programma ci sarà un documentario sulla vita in trincea dei soldati. Vi ricordo domani alle 9 il Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, 14.15 consueto appuntamento con Idea Formazione Nord-Est a seguire la TV dei ragazzi, e alle 17.45 non perdete l'appuntamento con Agricoltura Veneta, e in serata alle 20.05 Videomotori. Vi lascio alle previsioni del tempo, vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Le previsioni per domani: condizioni di instabilità con nubi a tratti diffuse ma alternate a delle schiarite. Precipitazioni: probabilità nel complesso della giornata medio-alta per fenomeni sparsi e intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale, con pause più significativi nelle ore diurne e maggiormente in pianura. Temperature: prevarrà un calo.